Yu-Gi-Oh! Tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, come vi avevo promesso mese scorso, siamo qui con l'apertura di Animation Chronicle 2023. Sì, finalmente un Animation Chronicle che ha senso di essere sbustato, soprattutto per alcune carte che effettivamente in collezione farebbero il loro bel effetto. Ma ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jump Store, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, io passerei subito allo spoiler, almeno ci facciamo un po' un'idea di cosa possiamo tirare fuori. Allora, da come potete vedere già in prima pagina c'è roba interessante. Ok, che ho filtrato per il più caro, ma dettagli. Da come potete vedere la carta più costosa è questo incredibile Guerriero Rottame, Quarter Century Edition, unica carta in questa rarità che effettivamente mi gaserebbe abbastanza sbustarla. Devo essere sincero con voi, è la carta che mi ha convinto a comprare questo set. Poi abbiamo degli Immortali Terrestri, non ce ne priviamo ma non ci servono. Il Braccio Sinistro del Proibito in versione prima serie, unico pezzo che si trova all'interno di questo set, che vi dirò, indifferentemente dal prezzo, è una carta molto figa da avere, quindi top. Poi abbiamo, vabbè, Chimera la Mistica Bestia Volante, Re Supremo Drago alla Chiara, altra roba che non mi interessa. Il Guerriero Rottame in versione Parallel Rare, che assolutamente non ci interessa, se esce questo moro. Passando adesso alle altre carte che mi interessano, abbiamo Shockapillar e alcune altre carte che, diciamo, sono comparse nella serie 5DS, come ad esempio la Cabrera Stone, il Totem e quest'altra carta che praticamente appartenevano a un personaggio della serie 5DS ambientata in galera, che mi sono sempre piaciute e finalmente dopo penso più di 10 anni Konami ha deciso di stamparmele. Grazie, un po' in ritardo ma grazie, e spero arriveranno pure da noi perché altrimenti così. Poi andando avanti c'è roba giocata da Yusei, roba giocata da altri personaggi anime che effettivamente ci interessano poco, roba Altergeist visto che da noi è uscito il supporto nuovo e basta. Sì, diciamo che la roba più interessante effettivamente è quella. Detto questo ragazzi, è ora di spacchettare. Oh, speriamo di trovare quello che effettivamente mi interessa perché veramente ne può svoltare effettivamente la giornata. Allora, apriamo. Abbiamo, se non ricordo male, 15 pack, perché sono set più piccoli rispetto a quelli standard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pack. E ragazzi, bisogna ammetterlo che sono veramente, ma veramente fighi. Considerando poi che è un set che su Amazon Japan lo trovate a 15-17 euro per spedizione, è veramente buono. Ovviamente poi la spedizione non costa poco, però se ci ammucchiate dentro un po' di roba è veramente una roba incredibile da aprire. Adesso, se va bene, ci si può pensare a buttarci altri soldi, almeno ce ne apriamo qualcuno in live. Abbiamo carta Altergeist, Chimera, XS Firewall, Desincronizzazione e... ecco, una delle carte che cercavamo. Forse non in questa rarità, però nel pratico era questo lampione. Che non è un lampione ragazzi, lo so, però è molto figo. Fermi ragazzi, tra poco sta per succedere una cosa incredibile. E se volete supportare questo canale, vi ricordo che vi basta solamente iscrivervi, mettere mi piace e commentare. A voi questa cosa non cambia niente, ma a me dà un supporto enorme e mi permette forse di arrivare a 5k entro fine anno. Grazie mille a chi lo farà e ve la butto lì. Se arriviamo a 150 mi piace, forse ne apriremo qualcun altro. Ragazzi, non vedo l'ora che le stampino pure da noi perché ne posso fare un segone. Probabilmente, proprio a livello teorico, secondo me, a parte questa che dovrebbe stare all'interno dei tin, come il Quarter Century, questo archetipo dovrebbe stare all'interno del prossimo Battle of Legend, che uscirà l'anno prossimo, credo. Perché indicativamente le carte di Animation Chronicle vengono inserite all'interno dei set Battle of Legend. E questo ovviamente non mi rassicura perché, ok, è un bel prodotto da sbustare a livello collezionistico, ma spero ci butteranno qualcosa dentro anche di competitivo. Allora, abbiamo questo mostro dinosauro. Allora, teoricamente dovrebbe essere garantita almeno una Collector e due Secret, se non ricordo male. Abbiamo carta Altergeist, carta Synchro, lui che credo sia un Immortale Terrestre, una Fusione inutile, e wow, una carta che sbrilluccica, incredibile. Aspetta, aspetta, voglio fare come Larz e Mangaka. Oh mio Dio, carta più potentissima, carta potentissima. Ragazzi, ragazzi, aspettate, non ci credo, credo. Attento a slivarla, aspetta, 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 aspetta. Oh. Carta potentissima. Ok, andiamo col prossimo pack. Altro Animation Chronicle, questo dovrebbe essere un pendolo tipo 0 qualcosa, un sintonizzatore, Immortale Terrestre, mi sembra si chiami proprio così la carta. E... oh, prima prima carta foil, un Immortale Terrestre, fusione, molto bellino, tanta roba, bello. A livello d'artwork ci stanno, cioè stanno seguendo sempre la stessa linea, quindi mi piace, anche se sono passati comunque anni dalle prime carte. Sarà interessante capire come funziona, più che altro perché non ho ancora dato un'occhiata a niente di questa roba, quindi non vi so dire, però effettivamente sono dei begli artwork. Abbiamo Link 2 Altergeist doppio guerriero, carta Altergeist e la prima Secret Altergeist. Mamma mia, non sta andando bene, dai, ci sono tantissime carte interessanti, non dico che mi devi far boostare a Quarter Century o il Braccio Sinistro del Proibito, però almeno quell'ampione Secret sarebbe carino da darmelo, eh. Allora, abbiamo un numero, mi sembra, no, vabbè, Berfomet e un dinosauro. Vabbè, andiamo. Ragazzi, io so già come finirà. Aprirò questo box, non troverò un cazzo e dirò porca troia, tocca comprarne un altro. E settimana prossima in live ne apriremo 10, per non succedere una cosa del genere, però ci può stare. Abbiamo Gazelle, altro pendolo, numero FA. Non ci credo! Non ci credo! No, sì! Non c'ha senso sta cosa! Adesso posso tremare, ragazzi. Adesso posso effettivamente tremare. Non ha assolutamente senso sta cosa. E niente, una delle due l'abbiamo portata a casa. Ci manca l'altra. Adesso non vorrei dire, non ci sono venduti ancora di questa carta, quindi effettivamente un prezzo serio non c'è. Però prodotto pagato 16 euro, questa attualmente si vende sui 25, eh. Posso ritenermi soddisfatto abbastanza. Adesso se esce pure lui, volo, miglior pack opening OCG. Tanto l'avevo detto che questo era l'Animation Chronicle, altro che gli altri due che abbiamo già aperto sul canale. Cazzo, il primo era veramente terribile. Abbiamo FA, mostro pendolo, altro mostro pendolo, carta Altergeist e vabbè, una lama. Ragazzi, sì, se mi volete scrivere nei commenti sì cappello, guarda fai schifo, fai veramente schifo perché sei vergognoso, ok, lo accetto, non mi offendo, sono d'accordo con voi, perché effettivamente non credo sia una carta facilissima da pullare e ma vabbè, ho visto bianco, un attimo sbiancato. Comunque anche l'altra volta ho beccato la maga nera, quindi nel senso, il mio lo faccio e in maniera molto, molto preponderante. Allora, abbiamo fusione, boh, firewall, carta Altergeist. Ok, niente. La pietra, quella che vi dicevo prima, molto carina. Tanta roba. Sono tipo delle carte Cronomalia quando i Cronomalia ancora non esistevano. Avevano il loro fascino. Poi, sono passati in secondo piano. Allora, andiamo col prossimo e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Mostro pendolo, carta immortale, drago 100 occhi, poi Berfomet. Che carta è? Fighissima, però non so che... Dai, fighissimo l'artwork. Sembra tipo Ghost. Non rende per niente in foto, ma non è Ghost, perché l'immagine si vede. Molto, veramente molto figa. Allora, andiamo col prossimo. Dai, su. Questa Quarter Century Edition. Allora, carta immortale. Lui non me lo ricordo. Chimera... Ah no, è una trappola. Anche il totem. Praticamente le stiamo sbustando tutte quelle che volevo. Poi in questa versione, ma credo ci sia solo parallele. Bella, molto carina. Andiamo col prossimo. Abbiamo doppio guerriero, che ci sono rimasti 3 pack, eh. Ci si può ancora sperare. Poi desincronizzazione, carta Altergeist, carta boh, no, è magia. E vabbè, carta totalmente inutile a fini scientifici. Dai, su. Ragazzi, comunque fatemi sapere qua sotto con un commento se volete che ne apra altri, eh, perché è un set fighissimo questo. Allora, ho visto normale, un attimo ho pensato di nuovo al braccio, ma era impossibile. Niente. Ragazzi, ultimo pack, eh. Qua sento puzza di Quarter Century. Andiamo a vedere. Allora, abbiamo carta Altergeist, carta Altergeist, carta numero, FA e... Niente, vabbè, un XS Super. Ragazzi, che culo incredibile. Non è la Quarter Century di Guerriero Rottame, assolutamente, però parliamo, nel senso, è una carta di tutto rispetto ed era la seconda carta effettivamente che volevo sbustare. Quindi io il mio l'ho fatto e sono contento così. Ah ragazzi, ovviamente fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate del fatto che la Konami ha deciso di ristampare una carta della prima serie all'interno di questo set, e nello specifico il braccio sinistro. Forse probabilmente nei prossimi set, sempre per festeggiare il 25esimo, metteranno tutti gli altri pezzi. Detto questo ragazzi, io vi rinnovo l'invito a lasciare un bel mi piace, un commento e l'iscrizione, e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!